faccio quello che posso. Sono le parole con cui a volte cerchiamo di difenderci, riconoscendo di non fare abbastanza, riconoscendo i nostri limiti, riconoscendo anche la sofferenza che comporta per noi riconoscere che non facciamo tutto e non facciamo abbastanza. Quando guardiamo agli altri, a volte diciamo non fanno mai abbastanza per me, non mi hanno riconosciuto, non si ricordano di quello che ho fatto per loro. Sentiamo spesso che quello che gli altri ci devono dovrebbe essere molto di più. Sono due modi diversi con cui noi non vogliamo riconoscere di essere sempre in debito. A volte nascondendo i nostri debiti, quello che noi dovremmo fare, a volte accanendoci contro gli altri con quello che loro dovrebbero fare. La parabola del Vangelo ci invita invece a riconoscere che viviamo ogni giorno con i nostri debiti, come anche Gesù ci ha insegnato a dire nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Siamo sempre in debito e lo possiamo riconoscere con umiltà e così possiamo anche sempre accettare che anche gli altri lo sono. Chiediamo per la giornata di oggi di saper accettare con umiltà di essere in debito, di non fare abbastanza, di non fare tutto quello che possiamo e di accettare con umiltà e con pazienza anche di essere in debito con gli altri e che gli altri sono in debito con noi.